Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079-280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079-271280. Manca solo il disco verde del Consiglio Comunale. Per la Cittadella dei Servizi alle porte di Predanienda, nel complesso Centofighi, arriva oggi un'altra via libera, dopo il primo passaggio di martedì della terza commissione urbanistica. Semplice aggiornamento tecnico, quello di stamattina, con l'integrazione di alcuni documenti, che non cambia però la sostanza. La maggioranza approva la richiesta, presentata da Ignazio Multineddu, rappresentante della Multineddu SRL, di cambiare la destinazione d'uso di quei 55.000 metri quadri, da centro commerciale ad aree definite, secondo le norme tecniche di attuazione del PUC, insediamenti produttivi compatibili con la residenza. Un iter che, perlomeno nella seduta di martedì, non è stato indolore. A scontrarsi, nell'agone telematico, le visioni opposte dell'assessore all'urbanistica Corda e del rappresentante del PD Pinna, laddove la prima giustifica l'approvazione come tecnica e il secondo, al contrario, ritiene che dietro ci sia una motivazione politica. A scegliere la strada della non partecipazione al voto, insieme al DEM, anche Dettori e Panu, mentre il sardista Andria, il capogruppo Lega Ginesu e Manca di Sardegna Civica hanno optato per la strada dell'astensione. 7 invece i favorevoli alla variante. Come detto, ora si attende l'ultima tappa nella seduta consiliare per un placet che rimette in moto i lavori iniziati nel lontano 2004 su iniziativa di Ugo Multineddu. Adesso, dopo la morte del capostipite nel 2018, i figli vogliono ridare gambe all'eredità paterna. È iniziato ieri pomeriggio, poco dopo le 16, il trasferimento di primi pazienti nella nuova terapia intensiva Covid. A bordo di ambulanze, con anestesisti e infermieri, hanno lasciato la terapia intensiva della palazzina di malattie infettive per raggiungere il nuovo reparto situato nella Stecca Bianca di Viale San Pietro. La struttura, che diventa ufficialmente operativa, è diretta dal professor Pierpaolo Terragni. Si è scelto di effettuare il trasferimento dei pazienti Covid da una struttura all'altra nel pomeriggio per garantire la massima sicurezza a operatori e pazienti. Concluso il trasferimento, si è proceduto alla sanificazione del percorso effettuato, che è stato giudicato idoneo anche per i prossimi trasferimenti. Con la nuova terapia intensiva Covid, la nostra azienda contribuisce in maniera fondamentale alla lotta contro il coronavirus, con un'assistenza adeguata e di alta specializzazione ai pazienti più critici. Lo afferma il commissario della OU Antonio Spanu. Il nuovo reparto, che si estende su 1.300 metri quadri, ospiterà 23 posti letto. Se dovesse essere necessario, afferma il direttore della struttura, professor Pierpaolo Terragni, l'unità operativa è pronta ad ampliare la sua ricezione fino a 30 letti. All'interno della terapia intensiva 30 saranno operativi 20 medici anestesisti, 39 infermieri e 16 operatori sociosanitari. Notizie positive dal report della Fondazione Gimbe in merito al monitoraggio Covid in Sardegna, possibile a breve il ritorno in zona gialla. In base ai dati esaminati e pubblicati ieri, l'isola risulta fra le poche regioni ad aver registrato un miglioramento notevole su tutti gli indicatori rispetto alla settimana scorsa. Una comunicazione che arriva proprio nel giorno in cui il presidente della regione, Christian Solinas, chiede al ministro della Salute, Roberto Speranza, di riportare la Sardegna in zona gialla. I ricoveri si attestano sul 28% dei posti letto in area medica e del 22% in terapia intensiva, dunque al di sotto della soglia prevista per le zone in arancione. Inoltre, il rapporto tra positivi e casi testati nell'isola, ha dichiarato Solinas, è al 7,2%, mentre la media italiana è pari al doppio. In crescita l'imprenditoria femminile nel Nord Sardegna, un dato che emerge dall'elaborazione dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Sassari. Il trend è in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Nell'isola le imprese al femminile incidono per oltre il 23%, dato superiore alla media nazionale, e dopo il calo dei due anni precedenti riprende a crescere e si attesta su 33.474 attività. Ma non solo. Fra tutti i territori sardi è il Nord che dimostra maggior dinamismo nell'anno appena concluso, con un più 0,7%, nonostante il Covid. Ne parliamo con Maria Amelia Lai, vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari. La Camera di Commercio del Nord Sardegna ha sempre avuto, come dire, una grande attenzione e ha sempre attuato un'azione strategica verso le imprese al femminile. Questo perché il 25%, quindi un quarto delle imprese, sono femminili in Sardegna.
Nel capo di sopra sono 10.700 le imprese rosa, dove trovano spazio per il 27% le attività del commercio, 20% in agricoltura, 13% nel settore alloggio e ristorazione, 9% servizi alla persona, 6% comparto delle costruzioni, un elemento quest'ultimo che caratterizza ancora di più la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali del territorio. Nel 103° anniversario della Battaglia dei Tremonti, la Brigata Sassari ha celebrato ieri la festa di corpo del 151° e del 152° Reggimento Fanteria, due distinte cerimonie avvenute in forma molto ridotta, nel pieno rispetto delle norme previste per il contenimento del Covid-19. Hanno avuto luogo presso le rispettive sedi dei reggimenti storici della Brigata Sassari. La Brigata è stata l'indiscussa protagonista della storia della Grande Guerra. La Battaglia dei Tremonti è stata la prima vittoria italiana dopo i tragici fatti di Caporetto e la ritirata sul Piave, che valse la seconda medaglia d'oro al valor militare alle bandiere di guerra dei due reggimenti. A Sassari, ieri mattina, nella caserma Gonzaga, il colonnello Giuseppe Rocco, comandante del 152° Reggimento, ha ricordato il valore di quei soldati, prevalentemente sardi, sull'altopiano di Asiago nel 1918. Analogamente, nel pomeriggio, il colonnello Marco Granari, comandante del 151° Reggimento nella caserma Monfenara di Cagliari, ha rievocato la storica ricorrenza. Nel suo discorso, il comandante del distaccamento della Brigata Sassari, colonnello Giuseppe Levato, ha citato le parole dell'allora capo di Stato Maggiore del Regio Esercito, generale Armando Diaz. «Voi non sapete, e forse non saprete mai, quanto avete fatto per l'Italia». L'azienda speciale Parco di Porto Conte, ente gestore dell'area marina protetta Capocaccia Isola Piana, ha emanato un bando riservato agli operatori della piccola pesca artigiana autorizzati all'esercizio della propria attività all'interno della stessa area marina protetta. Il bando si riferisce al recupero di rifiuti dal mare nell'ambito del programma di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, che è uno dei compiti istituzionali dell'ente Parco. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 11 del mattino del prossimo lunedì 15 febbraio 2021 o mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo email ampcapocaccia@informapec.it o alternativamente in busta chiusa all'ufficio protocollo dell'ente Parco a Tramariglio, Casa Gioiosa, tramite posta o a mano. In tutti i casi dovranno comparire le generalità del mittente e la dicitura contiene domanda di partecipazione per le attività del progetto a pesca del rifiuto dell'area marina protetta Capocaccia Isola Piana. Per la prima volta nella sua storia, anche una delle principali manifestazioni identitarie della Sardegna, il Carnevale Tempiese, sarà cancellato causa Covid. Resteranno dunque sigillate le 11 buste dei progetti dei carri del Carnevale Tempiese, pervenute presso gli uffici comunali lo scorso giugno 2020, per poter attivare il lungo iter di preparazione, la cui apertura avrebbe dovuto aver luogo già alla fine del mese di settembre dello scorso anno. I rappresentanti dei gruppi storici dei Carascialai, martedì 26 gennaio, hanno preso parte ad un incontro con il sindaco Gianni Addis, la giunta e una rappresentanza dei consiglieri di maggioranza. Presenti anche il presidente della Prolocco di Tempio, partner tecnico del Carnevale, e rappresentanti delle altre associazioni che affiancano i Carascialai nell'organizzazione della manifestazione. Un incontro fortemente voluto dal sindaco per condividere con l'associazione Carascialai Tempiesi la dolorosa e inevitabile decisione di cancellare l'edizione 2021 dell'importante Kermesse Galluresse, in programma dall'11 al 16 febbraio. La cancellazione di un evento tanto radicato nel tessuto sociale e produttivo della città e del territorio, si rammarica il sindaco, lascerà strascichi pesanti e negativi sulla nostra economia. Proteggetevi dal Covid-19. Da Sidernet, mascherine certificate, chirurgiche a 20 centesimi, FFP2 da 75 centesimi e FFP3 da 1,50 euro. Ossimetro digitale da 19,90 euro. Termoscanner da 23,90 euro. Guanti in vitrile da 13 euro. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna. Telefono 079 30 27 030. Qui troverete tutti i presidi per la protezione individuale e la sanificazione. Sidernet a Sassari, in zona industriale pre Danieda. Generali, partner di vita. Sidernet.
Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29€. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Dopo la sconfitta contro Brixen arrivata nell'ultima gara con il punteggio di 34-26, la Raymond Handball Sassari si prepara per il riscatto contro Trieste. La debacle di Bressanone ha leggermente allontanato i sardi dalla vetta di una classifica che rimane comunque eccellente. All'inizio del girone di ritorno e con la partita contro Bolzano ancora da recuperare, gli uomini di Luigi Passino sono distanti solo 4 punti dalla capolista Conversano. All'andata finì in pareggio con il gol di Nardin all'ultimo secondo, un risultato che consentì ai rossoblù di non iniziare la stagione con una sconfitta. L'unica squadra ad aver portato via punti dal Pala Santoro è proprio Trieste, che è occupato attualmente l'undicesimo posto, piazzamento che sta un po' stretto ai friulani se si pensa alle prestazioni fatte contro le big. Trieste Raymond si gioca domani al Pala Chiarbola di Trieste. L'appuntamento con la gara valevole per la prima giornata di ritorno della Serie A Beretta è per le ore 19.